proprio scambio fra uno Stato ed una banca gestita da privati. I titoli del debito pubblico sono stati scambiati con nuovo denaro emesso dalla Banca d'Italia per conto della BCE. Per quanto assurdo, se questo processo non avesse luogo, nessuna nuova moneta verrebbe creata. Eccoli, 10 miliardi nuovi di zecca sono stati creati. Naturalmente questa transazione oggi avviene elettronicamente, senza carta. Infatti si stima che solo il 10% della base monetaria in Italia sia costituito di moneta fisica. Il restante 90% esiste solo negli archivi informatici. I titoli del tesoro sono per loro natura strumenti di debito, come le cambiali. Quindi la Banca d'Italia in realtà presta denaro allo Stato, utilizzando come garanzia solo la promessa del governo di restituire quel denaro. Ossia, quel denaro è stato creato dal nulla, attraverso l'indebitamento del governo che promette di restituirlo. Chiaramente il governo è solo portavoce. Questo debito ricade sullo Stato, sul popolo, e si chiama debito pubblico. Da oggi in poi, quantomeno, sappiamo cos'è e sappiamo chi è il creditore originale e poi gestore di questo debito. La Banca d'Italia, una banca gestita da privati. Questo paradosso, che stupisce sul come il denaro possa essere creato attraverso l'indebitamento, diverrà più chiaro proseguendo con questo esempio. Lo scambio è avvenuto ed ora 10 miliardi di euro sono depositati sul conto di una banca commerciale. Qui le cose diventano molto interessanti. Basandosi sulla regola della riserva frazionaria, quel deposito di 10 miliardi di euro istantaneamente diventa parte della riserva di quella banca, come per tutti gli altri tipi di depositi. E circa i requisiti di questa riserva, come detto nel Modern Money Mechanics, una banca deve mantenere le riserve richieste dalla legge pari ad una percentuale prefissata dei suoi depositi. Poi viene quantificata affermando: sulla base delle norme attuali, i requisiti necessari della riserva per la maggior parte dei conti correnti è del 10%. Questo significa che con 10 miliardi di euro depositati, il 10%, cioè 1 miliardo, è preso come riserva obbligatoria, mentre i restanti 9 miliardi di euro è da considerarsi in eccesso, utilizzabili come base per concedere nuovi prestiti. Sarebbe logico dedurre che questi 9 miliardi, qualora venissero prestati, si sottraessero dal deposito esistente di 10 miliardi. Ma non è questo che avviene. Quello che accade, in realtà, è che quei 9 miliardi vengono semplicemente creati dal nulla, sulla base del precedente deposito di 10 miliardi. Questo è il modo con cui la base monetaria si espande. Come detto nel Modern Money Mechanics, ovviamente loro, le banche, non concedono prestiti utilizzando realmente il denaro che ricevono nel deposito. Se facessero questo, non verrebbe creata nuova moneta. Quello che fanno, quando concedono un prestito, è di accettare delle specie di cambiali, i contratti di mutuo, in cambio di concessione di credito. Come è avvenuto con i titoli di Stato, si accetta la promessa che quel denaro venga restituito. In altre parole, i 9 miliardi possono essere creati dal nulla, semplicemente perché esiste domanda per quel tipo di mutuo e che c'è un deposito di 10 miliardi di euro che soddisfa i requisiti obbligatori della riserva. Supponiamo che qualcuno entri in questa banca e prenda in prestito questi nuovi 9 miliardi a disposizione. Non appena costui prenderà quel denaro e lo depositerà nel proprio conto corrente, il processo si ripeterà. Quel deposito entrerà a far parte della riserva di quella banca, il 10% verrà accantonato e a sua volta il 90% dei 9 miliardi, cioè 8,1 miliardi, è ora disponibile per creare nuovo denaro per nuovi prestiti e naturalmente quegli 8,1 miliardi possono essere di nuovo prestati e ridepositati creando 7,2 miliardi, poi 6,5 miliardi, poi 5,9 miliardi e così via. Questo ciclo di creazione della moneta e dei depositi bancari può tecnicamente andare avanti all'infinito. Matematicamente si possono ottenere 90 miliardi di euro sulla base degli iniziali 10 miliardi. In altre parole, per ogni deposito che viene creato nel sistema bancario, una somma di denaro circa 9 volte superiore può essere creata dal nulla. Ora, dato che sappiamo come viene creata la moneta attraverso il sistema a riserva frazionaria, una domanda logica dovrebbe venirci in mente. Cosa dà vero valore a questa moneta? La risposta è il denaro che già esiste. La nuova moneta essenzialmente succhia valore alla base monetaria esistente. Ad ogni incremento di moneta complessiva in circolazione corrisponde un incremento della domanda di beni e servizi e per la legge della domanda si ottiene l'equilibrio. I prezzi aumentano, riducendo il potere di acquisto di tutta la moneta complessivamente in circolazione. Questa viene generalmente chiamata inflazione. E l'inflazione
è praticamente una tassa collettiva nascosta. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito, non sappiamo più cos'è un credito. Nelle banche non c'è più niente. Non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla, creati dalle banche. Bip! Con un computer, 1.000 miliardi in Messico, il Messico bancarotta. Bip! 1.000 miliardi in Thailandia, bancarotta. Corea, bancarotta. Indonesia, si mangiano le rupie. Jugoslavia, c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la carriola. Arrivano con la carriola. Può succedere domani mattina qui. Qui può succedere domani mattina. Risolvere il problema dell'inflazione? Non si può. L'espansione monetaria del sistema riserva frazionaria è intrinsecamente inflazionistica. Attraverso l'espansione della base monetaria, senza che ci sia un proporzionale incremento di beni e servizi, si riuscirà sempre a far diminuire il potere d'acquisto. Tralasciando i dati falsati forniti dall'Istat, osserviamo che dal 1999 al 2007 il potere d'acquisto dell'euro si è dimezzato. Se non fosse sufficiente la vostra esperienza personale, abbiamo realizzato un grafico prendendo in considerazione 9 materie prime: grano, mais, carne, benzina, gasolio, gas, cotone, rame, oro. L'euro ha perso il 50% del suo valore in 8 anni. I prezzi sono saliti con una media di quasi l'8% annua. Le banche la chiamano inflazione, quasi fosse un evento naturale. Noi la vediamo per quello che è: la programmatica svalutazione del nostro denaro da parte di banche che emettono ulteriore denaro in circolazione, rendendoci di fatto più poveri. Sembrerebbe assurdo ed antieconomico, ma tutto diventa logico considerando che quando una banca stampa moneta, in realtà emette un debito del quale resta creditrice. Poiché l'unico modo per creare moneta è attraverso un prestito, nel nostro sistema il denaro e il debito sono la stessa cosa. Il denaro è un debito. Sommando tutti i debiti pubblici e privati, si giunge ad una conclusione sconvolgente. Se tutti nella nazione fossimo in grado di estinguere i nostri debiti, governo compreso, non rimarrebbe alcun euro in circolazione.